Ma quanto gasa la musica di questo menù. Ah, ma ci sono le cartoline dei posti in cui siamo stati. Ah, ovviamente il nostro bagno otturato, va bene. Che cosa cazzo è stavolta? Ah, è tipo il supermercato in miniatura. Mi scusi? Oddio, ma è gente viva. Come sta correndo quella? Che cazzo è? Il Black Friday e c'è una guerra dentro. No, ma cosa? Mi scusi. Signore, non funziona così. Ma che cazzo. Signori, benvenuti nella seconda parte di Journey to the Savage Planet. Nella scorsa parte siamo atterrati su questo pianeta che è molto strano e c'ha degli animali molto strani. E abbiamo scoperto un po' di cose. La melma che ci sta creando delle masse tumorali in tutto il corpo. E abbiamo trovato anche un campione di Lega Aliena. E andando qua nella nostra stampante... con la Lega Aliena che non mi ha tenuto. Perché non mi ha tenuto, gioco? Ah, però posso fare il raccoglitore di campioni vivi. Facciamolo. In tutto questo gioco io avevo una Lega Aliena. Perché non posso fare cose? Beh, posso sbloccarmi questo. Il colpo sovralimentato. Allora, mi permette di infliggere danni extra e devo tenere premuto R. Va bene, facciamolo. Che fa sempre bene. Io avevo trovato un campione di Lega Aliena, gioco. Perché non me l'hai sbloccato? Aspetta, fammi ritornare qua. E voi siete respawnati? No. No. Grazie, una catena. Fai scoppiare tutto. Bravo, gioco. E non ti sto cagando, ecco, scusami. In effetti qua non c'è più la Lega Aliena, però sono respawnati i signori. Via. Ok, facciamo finta di aver capito. Con Jay. Ah, con Jay mi apre già le cose. Ah, ma posso già upgradare le cose qua. Va bene. E qua tra l'altro ci sono due missioni. Ho scoperto che questi simbolini sono le missioni. Quindi uccidilo col fuoco e panico statico. Ok, penso che siano queste qua le missioni. Oddio, queste qua sembrano le granate. Quindi magari possiamo trovare un modo per poterle tenere più del dovuto le granate. Tra l'altro là c'è un'altra cosa strana. Allora, io qua ho visto questi cosi. Cosa boia siete? Vomitatore. Bello. Quindi mi sa che non dobbiamo farci toccare dal vomitatore. Ok. Mamma mia, che cosa oscena. È molto, molto platform sto gioco. Ok, siamo arrivati qua. E il qua dov'è? È in un campione di carbonio. Va bene, gioco, va bene. Ci sono cose extra? Sembrerebbe di no. E noi allora proseguiamo con il nostro viaggio. Almeno penso che sia la strada giusta. Sto andando a intuito. Via. Quel coso fa male. Fa tanto tanto male. Quindi possibilmente evitiamoli. Ora ce ne sono altri. E come no. Dobbiamo scalare tutta questa collina. E qua sotto c'è qualcosa. Ok, totalmente a caso ho trovato qualcosa. Quindi abbassiamoci. E c'è un altro vomitatore che punta verso di noi. Ok. Ah, e abbiamo un'altra melma. Perfetto. Ce ne mancano due per il prossimo upgrade. Qua mi ha dato la massa gelatinosa, ok. E ho scoperto che la pila vincolante è tipo una roba appiccicosa che immobilizza gli altri nemici. Di qua invece c'è una cosa strana, una melma strana. E qua c'è la cascata di prima, che abbiamo visto nella scorsa parte, presumo. Allora, no, non cadere giù. Tu devi salire qua sopra e ci sono cose di vomito? Sembrerebbe di no. Quindi io devo salire per di qua e poi per qua su. E non abbiamo cose di vomito che ci possono uccidere. Passiamo per di qua, mamma mia, pelo. E qua sopra vedo un'altra melma. Mamma mia. Proprio... nascostissima. Ma almeno è la strada che devo percorrere, gioco. Via, mamma mia, appena in tempo. Stavano per uccidermi. E tra l'altro qua c'è un'altra di quelle leghe aliene.
Mi viene da dire Lega di Titanio, mamma mia, troppo Astronir. Allora, la Madonna quanto siamo alti. Allora, laggiù c'è un'altra Lega aliena, però abbiamo visto che ci sono anche i signori di prima, che tra l'altro non mi ricordo come boia si chiamano. In teoria dovrebbe esserci un bestiario, appunto, che è questo qua. Se vado su creature, predatore dovrebbe essere, eccolo qua, si chiama Picamandra, ok. Ce ne sono due di Picamandra là sotto, quindi evitiamo per ora. Però qua ci sono delle risorse. Allora, a quanto pare non è questa la strada che devo prendere. Quindi io dove devo andare? Devo andare laggiù a 223 metri. Non è che magari mi sta indicando la Lega aliena? Io con Z posso scansionare. Cosa? Non lo so. Laggiù dovrebbe esserci la nostra Javelin, la nostra nave. Ora gioco, io posso tipo salvarmi all'ultimo? Spero di sì. Perché, ok, più o meno. Non è come l'ho pensata, ma è venuta così. Io posso farmi le cose ora che ho la Lega aliena. Quindi torniamo al volo alla Javelin e mi deposita le risorse. Tra l'altro, se si muore, non si possono recuperare le risorse. Io dovevo fare questo? No. Cioè, sì, anche. Quindi per tenere più oggetti. Ma io avevo visto questo. Ricarica rapida. Potrebbe essere comodo. Potrebbe essere comodo ricaricare più in fretta le nostre cose. Tanto ho visto che non ci sono chissà quanti visori. Beh, ci sarebbe questo che in teoria ci permette di poter trovare cose. Ah, aumenta la distanza dello zoom e c'ha uno scanner più ampio. Ok, ma mi sa che adesso non possiamo farci troppe cose. Allora, nella scorsa parte avevo visto che qua giù c'era un occhio, tipo. Perché è una cosa più o meno simile a un occhio. E come funziona? Devo sparargli? No? Cosa sta facendo? No! No, gioco, no, 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 no. Cosa sta succedendo? Presumo di non dover farmi individuare da quell'occhio. Quindi corriamo di qua. No, mi ha sgamato. Sono morto. Non sono morto del tutto, ok. Ok, sembrerebbe aver perso le mie tracce. Ok, non mi ha più visto. Ah, questo è il colpo mega caricato. Simpatico. E da dietro possiamo fargli un attacco di quelli potentissimi. Ok, gli abbiamo messo un dito nell'occhio. L'abisso ardente. Ok. Nuova missione. Una chiamata dall'alto. Ok. Cosa boia sei tu? Che cosa cazzo stai facendo? Quello è un boomerang. No, 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 no. Voi non potete assolutamente farmi del male. Allora, dove dobbiamo andare? Gioco. Allora, intanto qua vedo delle risorse e le prendo ben che volentieri. Ah, forse devo prendere la granata e tirarla laggiù dove c'è la porta. Bene, bene, bene. Dove ci porta questa cosa? Oddio. Ah, sento altri di quei cosi. Eccoli lì. Usiamo il colpo caricato. E non ci sono riuscito. Ah, e dobbiamo aspettare per utilizzare il colpo caricato. Ah, ma rifletti i colpi, il bastardo. Via, 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 allora. E qua giù invece è da dove siamo appena arrivati, vero? No, è un'altra zona. Devo usare il sonar, ok. Muori! L'ho ucciso, ok. Dobbiamo ucciderli con i colpi caricati, questi, oppure in aria. Allora, io devo... Cosa vuoi che faccia, gioco? Ok, proviamoci, però non so quanto possa funzionare, sì, ma non proprio adesso. Devo tirarla laggiù la granata, sperando che funzioni. Ok, ha funzionato. E però mi ha fatto volare. No, mamma mia, per fortuna che c'erano le nostre droghe. E laggiù c'è una melma, però. La melma la voglio, però. Dai, 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 che voglio fare un altro level up. Vai così. E ce l'abbiamo fatta. Mangia la melma, carissimo. E primo level up del giorno. Perfetto, perfetto. E noi abbiamo sbloccato questa porta. Gioco, sto girando a vuoto, dimmi qualcosa. Dove ci porta? Ah, ma c'è un'altra di queste strutture. E dobbiamo utilizzare di nuovo la siringona. Ah, ma prima trapaniamo, ok? Quindi prima trapaniamo e poi tiriamo fuori qualsiasi cosa sia. Cos'è che posso creare? Non ho visto, non ho capito cosa posso creare, ok? E di qua dove si va? No, ok, ce l'ho fatta. Dove siamo di qua? Ah, ma è la zona di prima. Ma scusa, io sono uscito, sono entrato da di qua. Cioè, mi vuoi dire che
potevo schivarmi tutto il pezzo di prima, ma non ho visto la zona laggiù. Mamma mia, Nub, sei un grande, vedi proprio tutto e tutti tu. E siamo usciti, siamo tornati dove c'era prima quell'occhietto là, quell'occhio. Va bene, allora, salve. Un vortice di carne? Signore, ma lei mi può dare altra melma? Va bene, teniamocelo di conto per dopo. Ok, abbiamo fatto cose, non so cosa, ma abbiamo fatto cose, ho sbagliato teleport. Mannaggia. Dai, ecco che voglio tornare dentro la javelin. Allora, abbiamo sbloccato cose, vediamo subito cosa. Allora, cosa abbiamo sbloccato? Equipaggiamento, cavo protonico. Va bene, quindi noi ora possiamo usare una specie di rampino. Possiamo fare altro? Sembrerebbe di no. E allora ritorniamo. Io qua vedo che c'è una missione. I punti in arancione a quanto pare sono le missioni principali, mentre i punti viola sono missioni secondarie. Ah, ma quindi sono questi i cosi. Ah, pratico, molto pratico. Ok, quindi noi possiamo utilizzare un rampino di energia. Pensavo fosse molto più spartano questo rampino. E poi qua come si fa? Ah, si sale per di qua. Ok, però abbiamo un range per poterlo utilizzare. Ok, poi gioco. Si va per di qua. Pratico. Si facilita moltissimo il parkour con questa meccanica. E qua ci sono risorse. Pensavano di nascondersi, ma non ce l'hanno fatta. Posso tornare su. Perfetto. E noi proseguiamo con il nostro fantastico rampino. Un segreto. E gli uccelli palla. Uccelli palla, dovete morire tutti quanti. Ah, ok. E cosa sarebbe quella? Ah, il carburante. E lui scansiona. Ok, quindi devo trovare tutto il carburante prima di andare via. E devo anche scoprire cosa c'è nella torre, anche se non ho ben capito quale torre. Ah, quella torre, ok. E non si vedeva da fondo mappa. Ora siamo più in alto e si vede. Va bene. Ma io gioco come... Ah, ok, di qua c'è un altro rampino. Però io avevo visto che c'era un segreto nascosto. E per di qua si può proseguire. Ah, mi scusi? Lei cos'è? È uno slime di Minecraft. Cioè, è uguale, è verde ed è quadrato. Cubico più che quadrato. E qua sotto ci sono le bestie di Satana. Allora, potrei provare a sconfiggerle per prendere un coso di Lega Aliena. Non voglio farlo però adesso. Adesso voglio proseguire per la storia, al massimo nella prossima parte vediamo di fare cose extra. Allora, io devo usare il rampino lassù, però là vedo dell'erba. Ah no, l'ho tirata giù prima, ok. E non c'era assolutamente niente. Allora dobbiamo passare per di qua. Mamma mia, ha delle meccaniche... Non è un platform, allora non viene considerato platform questo gioco, però sono molto meccaniche da platform queste. E si prosegue per di qua. E ci sono uccelli palla. Non c'è un vortice di vomito qua in zona. E allora uccidiamo gli uccelli palla. Tu sei ancora vivo. Non voglio assolutamente testimoni. Allora, si prosegue per di qua. Ma in tutto ciò gioco, ok, che sto scalando questo posto, ma qualcosa di nuovo, qualche novità, dimmi qualcosa, per favore. Tra l'altro, quanto boia non va lontano il colpo. Mamma mia. Ok. Ok, quindi devo usare il semerampino. Ah, tra l'altro ho trovato questo. Cioè, me l'ha sbloccato. Io in teoria posso... No, ok, non posso più farlo. Allora, dovrei usare il semirampino qua, mi ha detto il gioco. Pratico, molto pratico. Ho finito il semirampino, gioco. Posso fare cose? No, gioco, volevo altri semirampino. Perfetto, così da poter ritornare su e finire l'opera. L'opera, grazie. Dato che... Ahimè, non posso tenerne più di tre. L'upgrade allo zaino per tenere 5 oggetti è tanta roba. Dovrei farlo alla prossima lega aliena che trovo. E si passa per di qua. Ah, uccello palla. Vieni qui. Io posso. E con ciò? Cosa ho fatto? C'è un altro teletrasportatore. Perfetto. Le strutture che ci danno i vari upgrade vanno scansionate. Queste no, però. Mi scusi. Cosa boia avete voi in testa? Avete dei sassi? Siete come sasso? Stanno succedendo troppe cose. Salve. Cosa sta succedendo? Sta esplodendo tutto quanto. Allora, da quel che sono riuscito ad intuire, con le granate possiamo tipo rompere la corazza degli uccelli palla.
perché a quanto pare questi sono uccelli palla corazzati. Armatura di pietra. Ok, quindi questi uccelli palla bisogna prima spaccargli l'armatura e poi possiamo ucciderli. Oh, però ce l'hanno tutti con me. Mi scusi. Scusate, non lo faccio più. Ho detto che non lo faccio più. Qua altri segreti. Un'altra melma. Perfetto. Ne mancano altre due. Ok, io ora cosa devo fare di qua a gioco? Beh, intanto vado a prendere la melma che avevo visto prima. E qua c'è della lava. Allora, avevo visto qua la melma. Perfetto, così ce ne manca una al prossimo upgrade. Bene. Ah, qua vedo che posso usare il rampino. Perfetto. E questo mi permette di salire qua sopra. Andare qua sopra e prendere queste risorse. Però qua c'è un'altra di quelle porte che si possono rompere con le granate. Quindi se sono abbastanza rapido posso tirare la granata là ed effettivamente aprire questa porta e ci dà una melma. Nuovo level up. Però, ah, devo andare là sopra. Ok. Allora andiamo là sopra. Vediamo cosa devo fare. Non cadermi giù, gioco, grazie. Devo usare i semi rampino qui. E dove boia siamo? Che zona strana. Buongiorno. Ok. Intuibile, molto intuibile. Devo abbassarmi qua. Qua devo saltare. Va bene, devo sparargli alle parti luminose. È come con il mini boss. E prima fase, oddio, ho tirato un colpo al microfono. È andata, sempre 3. Ma allora è facile. No, ok, scherzavo, non è più facile. Ok, va bene, è una boss fight molto, molto particolare. E qua non ci posso più stare. Ma mi sa che più avanti vado, più sarà difficile schivare le cose. Adesso ne ha 5. Dai che gliene riesco a rompere già un'altra. Perfetto. Ok, gliene manca solo una. Cambiamo aria, andiamo qua giù che siamo più lontani, più tranquilli. E distruggiamogli l'ultimo, qualsiasi cosa sia. L'ultimo occhio, penso. Non mi sembra di vederlo un occhio in questo essere. Ok. Non mi aspettavo una boss fight così già da subito. È stata semplice. È stata molto semplice. Forse troppo semplice. Speriamo che non sia tipo un mini boss totalmente a caso e magari adesso mi arriva la peggio merda. Oh, salve! Ma per caso lei mi permette di sbloccare le granate? E ha estratto del liquido da questa cosa. Eh no! Oh, ma cos'è sta roba? Non posso neanche tenerla in mano. Mi scusi. Tra l'altro questi trafanari qua sembrano troppo il cuore della formica leone di Half-Life 2. Ma vabbè, citazioni di altri giochi. Ok, gioco, e con questo cosa dovrei aver fatto? Ho sbloccato un checkpoint. Ho sbloccato un teletrasporto. Ok, e dove mi porta questo teletrasporto? È caricamento. Perché? Ah, buongiorno. Siamo in una nuova zona. Controllo dello stato? Oddio, in che senso? Torniamo alla Javelin. Ecco, taci. Voglio vedere cose. Ok, posso farmi lo stabilizzatore per le granate. Perfetto. E altre cose no, perché ovviamente richiedono la lega aliena. E questi qua ho scoperto che, appunto, rango richiesto 2 di esploratore sul campo. Ah, ma salve. Ok. We're not entirely sure why just yet, but inside that tower that you've discovered is something of immense potential. Get inside, find out what it is, and bring it back. There's a huge reward waiting for you if you do. Good luck. Ok. Bad thoughts, wipe them. No. Cos'è? Tragic memories, wipe them. Mi scusi. Ma che? Oddio. Ma cosa? Mi fa. In questo momento mi sta stradando un fastidio alle orecchie questa cosa. Non per i suoni, ma per il concetto. Oddio, basta.
Ah, il fazzoletto per il cervello. Ma che cazzo. Comunque, quello che ci ha detto il nostro capo è una minaccia e anche una proposta, un'offerta, un compito. Va bene. E siamo nella nuova zona. Adesso possiamo anche tenere le granate. Ce ne ha già date? Sì, eccole qua. Abbiamo le granate, perfetto. Però gli uccelli palla ci sono sempre comunque. E questo invece cos'è? Pianta bomba batterica. Ah, sono le nuove granate? Belle. Cos'è? Possiamo tipo infettare le persone? Cosa boia sei tu? Corazza ambrata. Può essere sciolta con l'acido. E qua abbiamo dei funghi. Ah, ok, quindi non sono... Cioè, sì, si chiamano bombe batteriche, ma in realtà sono bombe acide. Ok, e con la bomba acida possiamo sciogliere l'ambra. Ok, presumo che... Tu cosa sei? Area scoperta. Ah, devo scansionarlo? Tavoletta enigmatica. Ok. Ma ci siamo avvicinati alla torre? Più o meno. Ok, abbiamo sconfitto il boss della prima area, penso. Dato che ci ha sbloccato un potenziamento. E vedo che sono... Penso siano tre le granate. Quindi tre boss e basta. Oppure tre granate e poi magari il gioco va avanti per conto suo. Va bene, abbiamo finito la prima area, abbiamo sconfitto il boss di area. Ora siamo nella nuova area, però non la esploreremo adesso. Perfetto, direi che per oggi possa bastare. Noi ci vediamo nella prossima parte di Journey to the Savage Planet. E prima fase, oddio, ho tirato un colpo al microfono, è andata. Sempre tre? Ma allora è facile. No, ok, scherzavo, non è più facile. Ma mi sa che più avanti vado... Più sarà difficile chivare le cose. Adesso ne ha 5.